Questo messaggio è quel che vorrei sentirmi dire io quando apro un video su YouTube, dato che sono molto distratto. Se stai pensando di vedere il nuovo episodio di Giochi Brutti, hai ragione a metà. Nel senso che questa è la seconda parte dell'ultimo episodio, quindi se non hai visto la prima, la trovi qui in alto a destra o sotto in descrizione. Oh, ben ritrovati tutti per questa seconda parte di Anacapri The Dream. Nella prima parte vi avevo lasciato con le mie chiappe a rischio nelle mani del riccio. Nonostante ci sia questa situazione che mi ha messo a forte disagio, vista, diciamo, la presenza di quest'uomo massiccio che mi vuole sfidare a scopa e non ben specifica cosa farà di me qualora dovessi perdere, andiamo a vedere che cosa succederà. Ok, questa parte è stupenda perché sarà la stessa identica del gioco elettronico della scopa che abbiamo trovato prima, con la differenza che a ogni nostra azione corrisponderà una reazione da parte del riccio. Vi giuro che rimanere seri e concentrati in questo punto non è per niente facile. Ah, che steccio, stiga fortuna gattiena. Ecco qua. Oi loi. Questa è la soccia di prima. Scopa, ma che me fai? Ma che me fai? Mannaggia, mannaggia. Alliscia sta carta. Mannaggia. Saluta questo. Ma vedono poco. La vedi questa? Scopa. Questa per me è stata la parte più esilarante del gioco. Mi sono divertito da matti semplicemente con la scopa. La dice lunga questo dettaglio riguardante Anacapri The Dream. Con tanto di rosicata finale. Sì, 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 sei bravo, ma tiene una sorta che... vabbè. Come promesso, vi faccio preparare una barca per entrare nella grotta azzurra. Cioè, ma guardatelo, un uomo sconfitto, un uomo che nasconde l'amarezza della sconfitta sotto un gran sorriso di chi sa vivere e non mostra alcuna debolezza. Dovremmo essere tutti un po' riccio. Ad ogni modo, quando sei convinto di aver visto il massimo del trash in una scena, sapere che in quella successiva troverai anche peggio non ha mai prezzo. Infatti, per qualche strano istinto, riusciremo a mettere la testa sott'acqua e parlare con i pesci. Tra l'altro, non pesci normali. Ciao, siamo nelle Reveni! È così fresca qui! Che faccia grande che hai! Vieni a farti un bagno con noi! Non sai nuotare! Io sono Nerina! E io Diletta! Hai un regalo per noi! Perché non ci regali qualcosa? Sì, sì, vogliamo un regalo! Che faccia buffa che hai! Sì, anche qui stavo letteralmente morendo di imbarazzo. E assieme all'imbarazzo, questa sarà una delle tantissime altre cose che non mi faranno dormire stanotte. Cioè, incubi acquatici da qui a due settimane. Questo minigioco consiste nel far leva nello stereotipo che le donne siano attirate da buoni odori, anche se si tratta di pesci. Infatti, vicino al mare abbiamo un acquario vuoto, dove, utilizzando un sofisticato sistema di pompe e valvole, dovremo dapprima far entrare acqua nell'acquario, aprire la valvola che dà verso il mare, spruzzare il profumo nell'acqua, risucchiare quel che compare vicino al bocchettone e poi andare a vedere cosa abbiamo raccolto. Che profumo! Ci piace moltissimo! Grazie! Cosa c'è che non va? Ti vediamo preoccupato! Vediamo un grosso peso che non ti lascia pace! Stai cercando una risposta! Vuoi delle risposte? Sappiamo chi dà risposte! Sappiamo chi conosce il presente, il passato e il futuro! Dai, portaci con te, ti aiuteremo! Andiamo da Nereo! Lui sa veramente tutto! Nereo è così buono! Nereo ti aiuterà! Portaci con te, dai, dai, andiamo! Da Nereo, sì, sì, da Nereo, da Nereo! Madonna mia, sono inquietantissime. Però ci permetteranno di portarle con noi, portandocele appresso in un praticissimo acquario da 40 litri, e queste ci condurranno da un nuovo personaggio. Possiamo finalmente accedere alla Grotta Azzurra, una delle mete turistiche principali dell'isola di Capri. Però dovremo tenerci pronti perché a momenti parte l'ora di filosofia. Ecco, lo sapevo. Non si riesce a stare un po' per i fatti propri in questa grotta.
E voi, piccole gocciose, ma perché non vi fate gli affari vostri? Allora, giovanotto, immagino che adesso ti aspetti una profezia da parte mia, non è vero? Una delle persone più serene che troveremo in questo gioco, da addormentarsi. Comunque, state pur certi che questo il futuro lo legge nell'alcol. Sicuro, sicurissimo. Sì, ammetto, io vedo il futuro. Ma ormai sono un po' vecchia e confondo il passato con il futuro e viceversa. Tanto poi è la stessa cosa, non credi? Dunque, vediamo. Sei qui per trovare un disco. Vedo che visiterai tanti posti, incontrerai tante persone, poi alla fine troverai il disco e te ne tornerai a casa contento. E la storia finisce, ecco qua. Tutto qui? Ora mi sono stancato. Sono troppo vecchio per queste profezie. E perché fai questa faccia da ebete? Non sai nuotare. Che bravo. Ora ti lancio nel tantissimo. Adesso potrai nuotare. Ma solo nella grotta azzurra. Quindi non provarci fuori che poi ti affoghi. E non voglio avere nessuno sulla coscienza. Adesso vai, andate, devo dormire, sono stanco. Comunque, sul serio, una delle scene più toccanti di questo gioco. Adesso però possiamo nuotare nella Grotta Azzurra. Sott'acqua troveremo il braccio della statua di Cesare. Ve lo ricordate? L'avevamo incontrato nella prima parte. Bene, in questo punto entreremo in una zona parecchio ansiogena che racchiude in tipo 30 foto, così tante photoshoppate e cringiate prese e buttate così incollate per mettere angoscia, appunto, che è forse uno dei punti più densi dove ci sono modifiche sulle singole foto. Dobbiamo entrare nelle grotte sotto l'isola per accedere alla Grotta Azzurra dall'interno e non dal mare. Per fare ciò evito di farvi vedere tutto il procedimento e occorrerà fare qualche giro lunghissimo dopo aver parlato con la solita e disponibilissima Julia McCowan, che in fondo forse pare ci stia anche un po' provando con noi. Ma sai che lei è un tipo interessante? Oh, il telefono. Mi scuso, ora devo lasciarla. Se vuole potremmo rivederci oggi alle 16, alle boffe. Accediamo quindi alle grotte, con un breve Vietnam flashback della Sibilla Cumana dei Misteri di Capri, dopodiché addentriamoci. Insomma, in mezzo a tutti questi jumpscare gratuiti, vi spiego la follia impiegata nel compiere questa parte del gioco. A livello di concezione è, credetemi, disastrosa. Allora, vi spiego direttamente cosa bisogna fare. La Grotta Azzurra è lì, l'ingresso della caverna invece è da qui. Immaginate quante foto ci vogliono per andare da una parte all'altra a piedi. All'interno delle grotte dovremo superare questo labirinto infernale per trovare un gancio con carrucola che dovremo fare aprire e calare in acqua nella Grotta Azzurra. Fatto ciò, dobbiamo tornare indietro, indietro, indietro e tornare alla Grotta Azzurra stessa. Nella Grotta Azzurra stessa dobbiamo controllare un altro sistema che semplicemente stringe il braccio meccanico sul braccio della statua. Poi di nuovo dobbiamo tornare nel labirinto della grotta, tornare ai comandi e tirare su il braccio meccanico. Dopo questa semplice operazione dobbiamo di nuovo uscire, prendere la barca, tornare nella Grotta Azzurra e infine avremo preso il maledetto braccio della statua. Che felicità riavere il braccio e ritornare tutta intera dopo tanto tempo. Affinché lo spirito di Tiberio sia benevolo, occorre che gli astri si dispongano in cielo in modo opportuno. Talvolta questo richiede centinaia di anni, ma se non hai tempo di aspettare, c'è un modo per accorciare i tempi.
Poi dobbiamo risolvere l'ennesimo minigioco. Occorre comporre la costellazione dello scorpione tramite le stelle presenti sul pannello. Sì, ok, questa volta come in altri giochi abbiamo la reference, ma fatemi spiegare il sistema malato dietro questo minigioco. Per giocare dobbiamo cliccare su ogni singola stella e dobbiamo letteralmente indovinare, inserendo un dato numero di click per le quattro direzioni, la posizione giusta per comporre tutta la sequenza estrale. Ma non si tratta di scattini semplici dove al di sotto abbiamo una bella griglia che ci mostra dove ci troviamo, no! Dobbiamo fare tanti scatti per indovinare a caso la giusta sequenza di sole 14 stelle. Giusto per farvi capire quanto sia complicato, ecco la sequenza corretta da indovinare presa direttamente dalla soluzione online. Penso non ci sia bisogno di aggiungere altro. Evitando di farvi sorbire tutto il dialogo, in poche parole, grazie per avermi liberato, dubito che ce la farai, distruggi il disco e, qua dietro, trovi il pezzo che cercavi. Salutiamo la statua e recuperiamo il pezzo che ci serve. I primi tre spiriti. Vabbè, pigliamo lo stramaledetto pezzo e andiamo a sbloccare la nuova stanza all'interno del piano reale. È inutile farvi vedere cosa troveremo nell'altra stanza. La cucina. Lettera. Mandami rapporti, a che punto siamo alla ricerca. Sì, ma io amo te. Ciao Nico, invece di perdere tempo a spupazzare mia moglie per una capri perché non trovi lavoro e concludi quel che ti si richiede di fare. Oltre alla lettera abbiamo un'altra segreteria telefonica che tipo ogni telefono di questa casa possiede, la troviamo in ogni singola stanza, questa volta però non è un messaggio di Mirta. Nico, sono Adriano, hai forse dimenticato l'appuntamento? Sono venuto da te alle 11 in punto, ho bussato più volte ma nessuno mi ha aperto, dobbiamo parlare e tu sai bene di cosa, ti stai comportando da irresponsabile, ti prego di richiamarmi al più presto. Sì, col cacchio ti vado a incontrare, mi seppellisce negli scavi archeologici questo. Vabbè, torniamo nei sogni dopo aver sbloccato una nuova stanza. E come sempre, quasi come rito di benedizione, 30.000 foto di camminate nel bosco dove si perdette Cristo fino a quando non giungeremo in una casetta in pietra. La versione reale delle casette di fango e pietra fatte dai ragazzini su Minecraft. Dove troveremo strani marchingegni di cui non sapremo che cacchio fare. In compenso porteremo con noi un barattolo di vetro con dell'acqua, una praticissima bombola del gas e un pesce. In zona, tra le varie viuzze delle pinete, troviamo un altro filosofo. Benvenuto. È giunto il momento di far avanzare il tempo. Ma io voglio concludere il gioco, maestro, mi sono stancato di girare e cercare. Questa sezione che sta per venire è durata circa un'oretta e vi giuro non merita di essere vista, è troppo pallosa. Il filosofo in questione però mi è sembrato parecchio interessante. Si tratta del professor Gunnar Carlson, del quale mi sono interessato a capire meglio chi sia realmente, e si tratta di un economista con un background molto particolare ed effettivamente creatore, insieme a sua moglie, del parco filosofico di Anacapri. Non si smette mai di imparare. Insomma, nel parco filosofico, dietro una delle piastre, troveremo un dispositivo che ci sarà utile tra non molto, perché sta per cominciare una delle sequenze più drammatiche, surreali ed ingiuste di Anacapri the Dream. Il ricatto alcolico della McCowan. Come ci eravamo accordati poco prima con la suddetta donna, la incontriamo alle boffe, dove ci dirà che poco prima in realtà ci ha mentito, che conosce molti indizi che potrebbero aiutarci nella ricerca del disco di ossidiana, però ha una condizione. In quest'isola fanno un ottimo limoncello artigianale, secondo l'antica ricetta di Anacapri. Lo vendono in quel negozio, in viale Axel Monte. Me ne compri una bottiglietta. E secondo voi sarà così semplice? Quanto sono mortificata, abbiamo le scorte esaurite da tempo. Oddio! Ma faccia così, perché non ne prepara una bottiglia lei stesso? Vada nel nostro laboratorio nella zona della Migliara. Si trova poco prima di quello strano orologio. Vedrà, è facilissimo usare le macchine. Sono già tarate secondo l'antica ricetta. Aspetti, gliela scrivo. Bene, adesso che un perfetto sconosciuto hanno appena dato non solo il permesso di usare gli antichi strumenti ed aver dato l'antica ricetta, torniamo alla Migliara e cerchiamo questo laboratorio antico. Salve. Sì, ne ho di limoni. Lo sa che furono gli arabi ad introdurli per la prima volta? Sì, amica mia, l'ho capito, ma io voglio comprare i limoni, non c'ho tempo. Prenda pure un limone, se può aiutarla. Bravo, ha preso il più bello. Bene, andiamo a fare questo limoncello con un solo limone.
Questa parte esilarante in realtà è anche molto interessante, nel senso che dovremo tornare nella catapecchia di pietra, cioè il famoso laboratorio antico, quello dove prima abbiamo recuperato il pesce, e utilizzare i vari strumenti messi a disposizione. Questi proprio gli attrezzi antichi validi per fare il limoncello, osservando con quale maestria e nonchalance siano stati mischiati oggetti moderni, rimodificati, sul quale poi sono stati appiccicati strumenti vari da cucina che serviranno per produrre il nostro limoncello. Poi ci servirà sapere l'antico segreto per la stagionatura del limoncello, inciso sul medaglione che abbiamo trovato poco prima a terra, nell'episodio precedente, in una di quelle parti in cui dovevi girare a caso, per tutti i vari posti, dove praticamente non mi ricordo neanche più dove l'ho trovato. Insomma, l'ho trovata a terra in un punto. C'era bisogno di inciderlo su un medaglione d'oro, ma vabbè, fa niente. Bene, ora che abbiamo terminato il nostro limoncello, occorrerà farlo riposare per una quindicina di giorni. Solo che, a tutti gli effetti, non abbiamo tutto questo tempo a disposizione. Però, se vi ricordate bene, poco fa abbiamo recuperato un accrocco dietro una mattonella del parco filosofico. Ascoltate attentamente che la roba diventa serissima. Il suddetto accrocco servirà per aprire un vaso cinese gigante che sbarrerà la strada in una delle viuzze principali alla Migliara. Ci troviamo all'interno di una macchina del tempo, però a noi non servirà per il momento viaggiare nel tempo, occorre uno strumento che porti in avanti nel tempo la nostra bottiglietta che in 15 giorni diverrà limoncello. Un forno a microonde. Macchina del tempo, forno a microonde... I Weeb si sono già attivati e stanno già capendo a cosa ho pensato subito. Ebbene sì, abbiamo un forno a microonde che farà viaggiare nel tempo gli oggetti. Ma cos'è stato pubblicato prima? Steins Gate o Anacapri The Dream? Anacapri 2007, Steins Gate 2009. Quindi alla luce di questi fatti possiamo tranquillamente affermare che l'idea della macchina del tempo nel forno a microonde l'ha avuta prima Anacapri The Dream di Steins Gate. È fantastico. Torniamo nel laboratorio per ottenere un ottimo limoncello ben freddo, che in realtà è una bottiglia di San Bitter. Andiamo dunque a sorseggiarlo insieme alla McCowan. Che bravo! Una bottiglietta di limoncello. Posso? Questo limoncello ha un aspetto invitante. Assaggiamone un po'. Confesso che non sono mai stata d'accordo con mio padre sulla faccenda del disco. Ho sempre creduto che non fosse nascosto nelle ville romane. Come faccio a dirlo? La leggenda non finisce con te, ma va ben oltre. Vi tagliuzzo velocemente il dialogo con la McCowan per spiegarvi in breve cosa andremo a fare adesso. Comunque è proprio Moody il fatto che la McCowan vada in giro col cicchetto in borsa pronto all'uso. Sa cosa farei se fossi in lei? Cercherei di parlare con il monaco di Cetrilla. Lui sa tante cose dell'epoca dei saccheggi del pirata Barbarossa a Capri. Deve salire sul Monte Solaro, scendere a piedi e poi a mezza costa deve imboccare una stradina laterale. Prenda questa moneta trovata da mio padre. La può usare come meglio crede. Andremo dunque a utilizzare la moneta antica nell'unica maniera che conosciamo, andarci a farci rapinare dal nostro archeologo preferito. Allora. Questa moneta romana è di pregevole fattura. Può valere fino a 100 caprini. Ma gliene posso dare solo 10. Ecco appunto. Coi 10 caprini facciamo, come sempre, l'unica cosa che possiamo fare. Biglietti per la destinazione successiva, cioè il Monte Solaro tramite seggiovia. Ah, dunque, vediamo. Bene, l'abbonamento è in regola, può passare. Però le devo dare una brutta notizia. Ecco. La seggiovia per il Monte Solaro è fuori uso. È venuto poco fa il tecnico per ripararlo. Ha detto che il guasto non è grave, sono solo 4 fusibili bruciati. Tornerà domani per sostituirli. Provi a riparare lei l'impianto se ci riesce, il pannello è qui sulle scale. Odio quando devo riparare tutto da solo. In sostanza si tratterà di prendere come riferimento un quadretto che troveremo nel mondo reale, interpretarlo e adattarlo al sistema per riparare la seggiovia. Tutto questo utilizzando dei fusibili che recupereremo da una vespa rossa sulla Migliara. Però occhio, non stiamo fregando i pezzi, ci ha autorizzato il ferramenta a prenderli dopo averci dato la chiave. È arrivato il momento di un piccolo trivia. Quando sono passato dalla Migliara,
è stato veramente un lungo cammino quella mattina, sono passato nel punto dove troviamo parcheggiata la Vespa. Passando da quell'esatto punto, in un anfratto, vi faccio vedere la foto, ho trovato una Vespa rossa buttata lì dentro. Cioè io ho detto, vabbè, non è possibile, probabilmente di qualcuno che abita qui vicino e l'hanno usata come riferimento, sicurissimo. Però vi blocco il sogno, ecco, dato che siamo appunto in tema. Ho controllato bene le due foto, si tratta di due Vespe differenti, nonostante il rosso sia lo stesso identico. Ci ho voluto credere tantissimo, però purtroppo c'è solo la coincidenza, ma sono due Vespe diverse. Una volta riparata la seggiovia e quando finalmente potremo raggiungere il Monte Solaro, Amarcord. Noi qui ci siamo già stati. Diciamo che questo è uno dei pochissimi punti che gireremo sia nei Misteri di Capri che in Anacapri the Dream. E sul Monte Solaro, indovinate un po', di nuovo la McCowan, che fregandosene della seggiovia rotta, del vento e dalla mezz'ora fa in cui l'abbiamo aiutata alle boffe, è già lì a sorseggiare il suo Bloody Mary, da sola. Questa donna fa due cose nel gioco, sparire e bere. Mood per davvero. Devo avvertirla però che il percorso per Cetrella è bloccato. L'accesso è interdetto ai non residenti ad Anacapri. E il custode di Cetrella è un uomo scontroso e non ama i forestieri. Volevo darle un lasciapassare. Lo avevo conservato in un taschino del cappello, ma il cappello è volato via ed è caduto in quella piscina laggiù. Che disdetta! C'è un tale vento qui! Bene, andiamo a recuperare questo cappello, però vi devo far vedere con che esasperazione e con che lungaggine andremo a recuperarlo. Allora, il cappello si trova in questa piscina. Ok, nessun problema. Chiunque sano di mente entrerebbe sulla destra, dove il muretto è più basso, scenderebbe e prenderebbe il cappello. Soluzione approvata dal 99,9% della gente normale. Invece dovremmo adottare la soluzione dello 0,1%, che consiste in accedere al sistema idraulico della piscina per riempirla completamente d'acqua, attivare, da un'altra parte, il sistema per congelare l'acqua, tipo all'istante d'estate. Tutto questo sperando che il cappello galleggi. Infine, attivare il sistema per far girare quella grossa ventola rossa in maniera tale che possa aspirare e quindi far avvicinare il cappello a bordo piscina e quindi recuperarlo. Quindi ricapitoliamo, decine di migliaia di litri d'acqua, una quantità industriale di elettricità per recuperare un cappello dove bastava semplicemente entrare in piscina e prenderlo. Ok. Adesso è giunta l'ora di trovare il monaco di Cetrella, dopo aver disattivato, con la card che ci ha appena dato Giulia, il dissuasore che ci impedisce di percorrere la strada. E dopo tanta, vi giuro, tanta strada, boschetti, vialetti, alberi con sopra le facce di noti filosofi, arriviamo dunque a Cetrella. Come è riuscita ad arrivare fin qui? Credo di sapere chi sta cercando. Il monaco di Cetrella non esiste. È il prodotto della fantasia della gente di Anacapri. Sono il custode di quest'eremo da moltissimi anni e so bene chi ci abita. Nel venire a Cetrella ha sentito dei lamenti. No. Quei lamenti vengono dagli alberi che hanno fame. Non ci faccia caso. È meglio non rimanere in giro da queste parti col buio. Conosce la strada, no? E si dimentichi del monaco. Ok, Boomer. Diamo da mangiare agli alberi. Per fare ciò, occorre andare dalla fioraia. L'ho appena vista di nuovo in TV. Lo sa che lei è proprio fotogenico? Assomiglia a quell'attore americano. Come si chiama? Beh, adesso non mi viene. Ehi, amica, che ci stai a provare? Vuole un buon concime? Ho appena finito di prepararne personalmente uno veramente eccellente. Scusa, in che senso l'ho appena fatto? Ad ogni modo, questo concime dobbiamo utilizzarlo sugli alberi creepy che abbiamo incontrato poco prima nel bosco. Grazie per averci nutrito. Questo è il nostro cibo preferito. Tu sei il benvenuto nel nostro boschetto dei fratelli castagni. Non dare ascolto al guardiano, è ultracentenario ed infido. Il monaco esiste, appare solo se viene invocato. Possiamo aiutarti ad entrare nella chiesa. Il guardiano ha bloccato la porta. Ci vuole la combinazione. Non la conosciamo, ce ne dispiace, ma supponiamo che sia uguale all'anno di nascita del guardiano. Addio, amico. Vieni a trovarci ogni tanto. Mio Dio, quanti incubi stanotte.
Torniamo al monastero, dove in seguito ad un interminabile giro di spostamenti di oggetti, caffè, ammazzacaffè e simili, facciamo finalmente conoscenza con il monaco. Mi hai invocato. Eccomi qui. Cerchi il disco. Non è qui. Parla con Barbarossa. Parla con il suo spirito. Egli vola senza pace intorno al castello. Ora vai in cantina. No, la cantina no. Ma non tornare più. Vogliamo la pace qui. Appena ho visto questa scena me la sono fatto un po' addosso, lo sapete, sono molto coraggioso per quanto riguarda i videogiochi. Però, cioè, praticamente ce la siamo fumata l'erba, cioè non è che l'abbiamo accesa e basta. Non so come lei sia riuscita ad entrare nell'eremo. Lei è proprio uno spregiudicato. Dovrei rimproverarla per questo. Addirittura. Le nostre risposte, comunque, pare le avremo a Villa San Michele. Solo che non appena arrivati... Oggi la villa e il castello di Barbarossa non sono aperti al pubblico. Come dice? Vorrebbe entrare lo stesso? Questa è bella. Ho il permesso di far entrare solo gli amici intimi del dottor Munte. Lei è un suo amico? Non mi sembra proprio. Che fa? Insiste. Se lei fosse veramente un amico del dottor Munte, dovrebbe dirmi i nomi dei suoi animali preferiti. Non si ricorda? E allora prenda questa scheda. Se mi spunta gli animali giusti, la faccio entrare. Per fare ciò occorre andare alla chiesa di San Michele e appuntarsi tutti gli animali che troveremo affrescati. Riportarli nella schedina apposita che, a quanto pare, serve a verificare se si è veramente amici intimi, per così dire, e riusciremo dunque a entrare. Bene, bene, mi ha dimostrato di essere amico del dottor Munte. Ora può entrare nella villa. Ok, è stato imbarazzante, ma facile per fortuna. Adesso è arrivato il solito momento di Giochi Brutti dove occorre fare il riassuntone di una determinata parte, perché andando ad analizzare e giustificare i singoli eventi richiederebbe forse un'altra ora di gioco. Dopo aver trovato l'ennesimo spirito, quello di Barbarossa, sotto forma di gabbiano, edizione Birdemic, capiamo che dovremmo fare un salto per il cammino di Santiago Caprese, ossia la via dei Fortini, non prima di essere ritornati nel mondo reale per aprire la porta successiva che ci farà trovare le solite cacchio di lettere infinite che faranno salire il dramma a livelli pazzeschi, perché Mirta avrà chiesto il divorzio da Adriano, che di tutta risposta ha tirato fuori l'indifferenza più totale, ed anzi ci esorta a consegnargli la documentazione sulla sintetizzazione della molecola N116. Vabbè, non sono sicuro che sia N116, praticamente il font non mi sta facendo leggere bene. Comunque, Mirta ci esorta a non consegnare la documentazione, perché a quanto pare Adriano è intenzionato a farci sopra una grandissima ricotta. Per i meno cafoni si intende guadagnarci sopra. Oltre che a prendersi tutti i meriti della scoperta, quindi occorre preservare la ricerca senza consegnargliela, anche se sinceramente, da un certo punto di vista, essendo il finanziatore, non ha tutti i torti. Comunque, per chi non l'avesse ancora capito, Adrawa e Adriano sono la stessa persona, tolta l'assonanza con il nome. Tra l'altro, l'assonanza del nome l'ho notata tipo una volta finito il gioco, non ci avevo fatto caso neanch'io. Per farla breve, dovremmo andare al faro per trovare quel che dovrebbe essere l'ultimo spirito che ci rimane. Come sempre, in compagnia del nostro amico. Che piacere di vederla! Come mai vuole andare al faro adesso? Ma fatti l'affaraccio! Un teatro di un'importante battaglia durante il conflitto tra francesi e inglesi all'inizio dell'Ottocento. Alla fine arriviamo al faro, che pensavo fosse per una volta, ma veramente una volta nella vita di questo gioco, un posto singolo dove poterci piazzare e girare all'interno e poi correre subito alla soluzione. E invece... Da questo punto comincia uno dei percorsi più inutili e pallosi di tutto il gioco. Perché ovviamente non è come mi aspettavo, ma sono venuto a sapere che questa zona di Capri è quella dei Fortini. Il cammino di Santiago di cui vi parlavo prima, ossia un tour di tanti fortini collegati tra di loro da delle stradine stradette imboscatissime e
pendenze anche di 30 gradi, ma soprattutto questi maledetti sono dannatamente lontani l'uno dall'altro e, come ben sapete, in questo gioco sei costretto a vederti tutto il cammino e in questo particolare caso è anche parecchio fastidioso, siccome tutte le dannate stradine sono identiche tra di loro e specialmente se le vedi in foto, quindi non riuscirai mai a regolarti in nessun modo di dove stai andando e in che direzione. Le uniche foto in cui ti regoli dove stai andando è capire se il mare è alla tua destra o alla tua sinistra quando lo vedi. E vi giuro, per tutto il tempo che ho passato qui ho voluto vedere con occhio come fosse sta zona e vi giuro, c'è da perdersi. Solo un elemento renderà questo giro dei fortini un po' più divertente. Il fantasma del tenente Nelson. Salve ragazzo! Si sta freschi in questo boschetto, vero? Che per ovvi motivi ha un problema con i francesi. All'epoca, i francesi, sotto l'impero di Napoleone, facevano il bello e il cattivo tempo nei mari vicini. Che Dio li possa maledire! I francesi, temeva che i francesi ci avrebbero sbaragliati! L'ora successiva di gioco è cammina, 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 fortino, cammina, 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 slot machine nel fortino, cammina, 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 minigioco sulle bestiacce, cammina, 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 un ponte che si autocostruisce, cammina, 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 una cabina telefonica inglese, cammina, 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 ci troviamo imprigionati nel fortino. Cacchio! Però almeno abbiamo il lettino con l'Union Jack, che spettacolo. Però almeno troveremo anche l'ultimo pezzo dell'oggetto che stiamo portando dall'inizio del gioco. Ma neanche la gioia di aver completato il puzzle che subito ci viene calato il gancio col minaccione che se non attacchiamo alla corda il disco che abbiamo appena composto, rimarremo qui per sempre. Beh, c'è poca scelta arrivati a questo punto. Vedo che non hai seguito il mio consiglio. Mai entrare in luoghi segreti senza guardarsi alle spalle. Mi hai deluso, ragazzo. Ho tenuto in custodia quel tassello per molti anni. E tu che fai? Te lo fai soffiare così? Non solo quello verde, ma tutti e cinque. Male, ragazzo, molto male! No, ti prego, Nelson Senpai, perdonami! Per fortuna, il nostro amico britannico ci aiuta a uscire e finalmente potremo usare di nuovo il teletrasporto e recuperare il nostro disco con i tasselli. Come? Beh, nella maniera più banale e scontata possibile. Andiamo allo studio di Adrawa. Cioè, così. Senza sentimento, senza un combattimento, un qualcosa, cioè... Entri nel suo ufficio trovando la porta aperta, apri il cassetto e recuperi tutto. A me va benissimo. Con l'ultimo tassello del disco possiamo finalmente accedere a quel che probabilmente è l'ultima stanza della casa. Non mi aspettavo che questi luoghi li avrei rivisti. È la casa di Nico Freud dei Misteri di Capri. Mi è venuto un coccolone enorme a ritrovarla e vederla di nuovo, ma non dobbiamo farci cogliere dalle emozioni, abbiamo ancora una missione da compiere. Dobbiamo andare a parlare con Massimo a Marina Piccola, lui sicuramente saprà cosa fare. Ora ci siamo. Sapevo che saresti arrivato fin qui alla fine. Come avrai ormai capito, è questo il luogo dove tutto ebbe origine. Ed è qui che troverai il disco, tra poche ore. Quando la notte sarà calata su queste pietre. Che cosa dici? Che pur conoscendo sin dal principio il nascondiglio del disco, non te l'ho mai rivelato? Perché dovevi scoprirlo da solo? Però Massimo, lasciatelo dire, meriti veramente di essere mandato a fare in culo. Prendi questo telecomando. È l'ultimo aiuto che ti posso dare. Sono sicuro che sai come utilizzarlo.
Ok, non so come ci sia arrivato a logica, ma con il telecomando appena ottenuto da Massimo, dato che abbiamo capito che a Capri si fa così, potremo aprire una porta sulle scale di Marina Piccola, all'interno della quale troveremo un'altra macchina del tempo che semplicemente ci farà arrivare in un attimo alla mezzanotte. Ok, possiamo finalmente dare a Massimo un ultimo, importantissimo e sentitissimo saluto. È una serata così dolce questa. La luna è particolarmente grande e avvolge tutto il paesaggio con i suoi morbidi raggi. Tutto quel che è accaduto era già scritto, ma ne è valsa la pena lottare per questo risultato. Non credi? Il mondo dell'illusione sta per svanire ed ora è meglio che tu vada, amico mio. Il disco sarà finalmente tuo, o quasi. Adesso spetterà a te compiere l'ultimo passo e fare in modo che gli spiriti possano finalmente trovare la pace. Vai, la verità ti sta aspettando. Bene, abbiamo un lavoretto da compiere. Incamminiamoci verso il mare di Marina Piccola, sotto un cielo stellato e imponente, per compiere il nostro ultimo gesto all'interno del mondo onirico e scoprire l'ultimo codice che ci serve per completare questo gioco. Ok, siamo pronti per la parte finale del gioco, dove finalmente capiremo tutto e dove riusciremo a dare una forma a tutto questo delirio. Frugando in casa di Nico Freud, riusciremo a trovare una cassaforte che verrà sbloccata con la combinazione fornita dai tasselli. Ed ecco, in un documento, la verità. Scopriremo che in realtà tutto quel che abbiamo vissuto è stato un'opera di una nostra amica psicoterapeuta che ci ha fornito lo sciroppo dei sogni, questo per riuscire a risolvere un nostro grave conflitto interiore. Il disco di ossidiana, infatti, non è un disco misterioso, ma la rappresentazione dei risultati della ricerca che noi abbiamo effettuato con i fondi di Adriano. Infatti, la molecola che abbiamo visto citare nei messaggi precedenti è la nostra grande scoperta. L'NH-160 è in grado di ampliare infinitamente le capacità intellettive umane e questo non si sa quali effetti possa provocare, sia nel bene che nel male. Sta a noi, a questo punto, capire se consegnare il risultato della nostra scoperta ad Adriano, il finanziatore, del quale si sospetta ci possano essere loschi scopi sull'utilizzo, oppure distruggerlo per evitare che qualcosa di brutto possa accadere. La scelta è a noi. Ecco, finalmente, il disco. E in quel momento la porta ci ricorda che il nostro appuntamento con Adriano è finalmente arrivato. Ah, allora sei in casa. Mista mi ha prestato le chiavi di casa tua e così sono entrato. È mezzanotte passata. Avevamo appuntamento stamattina alle 11, ricordi? Non aprivi la porta. Ho pensato che poteva esserti successo qualcosa. Stai bene? Sembri un po' frastornato. Vedo che hai in mano un CD-ROM. Immagino contenga la documentazione sulla molecola NH-160. Adesso dammelo, sarà in buone mani. Dai, dai qua ti dico. Ok, facciamo la scelta più giusta dal punto di vista emotivo, ma un po' meno dal punto di vista logico e del portafoglio. Ma che hai fatto? Hai distrutto il CD-ROM. Questa non me la dovevi fare. Portamene subito una copia. E ti consiglio di obbedirmi o qua finisce male. Giù quell'arma! Adriano! Guardia giurata Falchetti, polizia locale di sorveglianza. La stavo pedinando già da un pezzo. Ho visto tutta la scena. È facile minacciare con una pistola in mano, vedo. Cosa credeva di fare? Lasciatemi spiegare. C'è stato un equivoco. Mi sembra che ci sia poco da spiegare. Nico doveva consegnarmi un CD-ROM e invece, non so cosa gli sia preso, l'ha distrutto. Quel CD-ROM è mio e mi serve subito. Ho pagato fior di quattrini per finanziare il progetto. Alla fine, visto che Nico sragionava, ecco, ho perso la calma. Ma tu eri pronto ad ucciderlo.
Intanto mi dia immediatamente la pistola. Poi mi userà la cortesia di venire al commissariato, dove spiegherà tutto quello che è successo. Lei, signora, ci raggiunga. Abbiamo bisogno anche della sua deposizione. È incredibile. Aveva perfino rubato le mie chiavi di casa tua. Adesso vado in commissariato e poi ti richiamo. Nel frattempo va a riposarti. Devi essere stanchissima, hai una faccia. Poi ti richiamo tra qualche ora. Desideravo incontrarti per un saluto. Domani parto per un breve viaggio. Sento la necessità di star lontano da tutti per un po'. Hai saputo della buona notizia? Adriano è stato incriminato per corruzione e la sua società adesso è sotto sequestro. Unendo i vari capi di accusa tra corruzione e aggressione a mano armata, dovrebbero finalmente condannarlo. Anche il CD-ROM è sotto sequestro. Il Comitato Tecnico Scientifico dell'Università, nominato dal Tribunale, è al lavoro per stimare l'impatto che la scoperta avrebbe sull'umanità. Molti dicono che potrebbe essere catastrofico, altri sono più ottimisti. Per ora restiamo in attesa delle conclusioni. Si trattò di una scelta molto coraggiosa, quella mattina in cui arrestarono Adriano. Temevo che alla fine gli avresti consegnato il CD-ROM. Sarebbe stata la decisione più comoda, ma anche la più vile. Invece scegliesti di distruggerlo. Pensa cosa sarebbe accaduto se la tua invenzione fosse finita nelle sue mani. Non oso nemmeno immaginarlo. Sono fiera che quel giorno tu abbia compreso la grande responsabilità che avevi. Sai, ho riflettuto a lungo sul tuo racconto del sogno di quella notte. È una storia molto interessante. Vorrei usarla come spunto per il mio prossimo romanzo. Sento che questo è il soggetto giusto e che finalmente potrò superare il blocco che mi ha impedito di scrivere per tanti anni. Domani parto. Una volta lontana rifletterò su quanto è accaduto e inizierò la stesura del romanzo. Quando sarò di ritorno ti richiamerò e allora comincerà forse un nuovo capitolo della nostra storia. Nel frattempo, se ti invio una bozza del romanzo, mi dirai cosa ne pensi. Fine. Anzi no, pensavo che il gioco fosse finalmente giunto a termine, ma in realtà si è optato per uno degli ending più lenti e sofferti della storia. In tempi antichissimi, gli dei non disdegnavano di interferire nella vita degli uomini. Una volta, Hermes ed Atena, particolarmente tediati della monotonia della vita eterna, proposero un quesito. Sarebbe riuscito l'uomo, di fronte alla possibilità di ricevere sapienza illimitata ed infinita intelligenza, ad usare questi doni con moderazione? Ora, immaginate che in maniera molto lenta Mirta legge tutti i capitoli del suo romanzo, dove ripercorreremo tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio del gioco. E quando dico tutto, intendo tutto. Per quanto Nico N. si fosse sforzato di giungere nell'isola inosservato sul traghetto dei turisti, la notizia del suo arrivo aveva già percorso, non lasciava dubbi. Qualcuno lo stava pedinando. La grotta delle felci apparve improvvisamente all'uscita della boscaglia. Cioè veramente ragazzi, ma siamo impazziti! Questo video durerà 18 minuti! 18 minuti dove ripercorreremo tutto quello che abbiamo fatto in maniera narrata! Quindi abbiamo il testo di Mirta, non so più chi è perché ovviamente si parla di sogno in realtà. Comunque 18 minuti dove risentiremo tutto quello che abbiamo già fatto durante il gioco in 18 minuti di video. E se invece avessimo consegnato il disco? Benissimo. Sapevo che ti saresti comportato secondo coscienza, alla fine. Adesso però, mio caro, devi firmare questo documento. Di che si tratta? Ho nulla di speciale. È solo un atto di rinuncia ad ogni diritto su questa invenzione, che diventerà pertanto di mia assoluta proprietà. Sei rimasto senza parole, eh? Dopo quello che mi hai fatto penare, è il minimo che tu possa fare. Povero illuso, veramente credevi di partecipare agli utili dell'invenzione e al controllo della commercializzazione?
Hai dimenticato che sono stato io a finanziare tutto? Quando capirai che in questo mondo vince sempre il più forte? Il più forte sono io. Cosa? Non vuoi firmare? Ora vediamo se lo firmi questo documento. È incredibile. Aveva perfino rubato le mie chiavi di casa tua. Adesso vado in commissariato e poi ti richiamo. Nel frattempo vai a riposarti, sembri uno straccio. Desideravo incontrarti per un addio. Domani parto per un lungo viaggio. Sento la necessità di stare lontano da tutti per un po'. Hai saputo della buona notizia? Adriano è stato incriminato per corruzione e la sua società adesso è sotto sequestro. Unendo i vari capi di accusa tra corruzione e aggressione a mano armata, dovrebbero finalmente condannarlo. Anche il CD-ROM è sotto sequestro. Il comitato tecnico-scientifico dell'università nominato dal tribunale è al lavoro per stimare l'impatto che la scoperta avrebbe sull'umanità. Molti dicono che potrebbe essere catastrofico, altri sono più ottimisti. Per ora restiamo in attesa delle conclusioni. Speravo che finalmente ti saresti comportato in modo diverso, che avresti capito che grande responsabilità avevi. Quel CD-ROM era troppo pericoloso per essere consegnato ad uno come Adriano. Come hai potuto non metterlo in conto? Fui io stessa a suggerire a Camilla Greentartle di prescriverti lo sciroppo dei sogni prima dell'incontro con Adriano. Speravo che alla fine del sogno avresti imparato la lezione dei grandi della storia, di coloro che rovinano se stessi e la loro gente, ignorando le proprie responsabilità nei confronti della storia e dell'umanità. Può darsi che tutto andrà per il meglio, ma ciò non giustifica la viltà del tuo gesto e la grave ingenuità che hai mostrato quel giorno. Domani parto. Credimi, è meglio così. La lontananza mi aiuterà a dimenticare questi momenti spiacevoli. Addio. In poche parole succede la stessa identica cosa, ma diciamo che falliremo la route di Mirta come waifu definitiva. E vabbè, tanto è la prima scelta che conta. Anacapri the Dream è stato, come dire, lento, macchinoso, confuso, pasticciato, trash, ma mai volgare. Lunghissimo, stressante, a tratti sì, anche appassionante, e veramente tanto noioso. Però c'è da dire una cosa, ed è quel che più mi ha fatto ridere di questo gioco, cioè quello che mi ha lasciato. Ridendo e scherzando, come fu per i misteri di Capri, gli autori del gioco intendevano valorizzare e mostrare la grande bellezza delle ambientazioni capresi con la loro storia, tradizione, luoghi ed arte. E mi fa sorridere pensare che, almeno con me, tutto questo ha funzionato. Il gioco è riuscito nel suo intento, mi ha portato a Capri, cioè nel senso ha portato me e mio padre, che ringrazio per avermi fatto da operatore in questa folle impresa. Ringrazio anche Rossano che ci ha fatto da guida, un isolano, un caprese, che mi ha permesso di girare tipo col fast travel tutti i luoghi che avete visto in questi due episodi. Anacapri the Dream quindi mi ha fatto vedere come sia accattivante e stupendo questo luogo, come sia particolare nei suoi paesaggi, veramente unico per davvero. Quasi quasi mi sento un cretino a dire che, nonostante i due giochi che abbiamo visto siano stati davvero non al top, diciamo così, comunque vedere realmente tutti quei luoghi dove ho bestemmiato tentando di finire questi giochi fatti veramente male, mi ha messo un hype incredibile, ed anzi il fatto che tu possa ripercorrere tutte le strade realmente ha creato un effetto stranissimo dove io sapevo benissimo dove andare e cosa mi sarei trovato davanti. È stata una sensazione, vi giuro, strana. Però tutta questa poesia e accoglienza caprese che questo gioco mi ha fatto trovare non servirà a farmi risparmiare il CD dalla sua sorte oramai segnata. Massimo, va bene amico mio, farò senza di te.